In questo video parliamo della struttura del Sole, che non ha una struttura omogenea, ma è divisa in diverse zone. Partendo dal centro troviamo il nucleo, la zona radiativa, la zona convettiva, la fotosfera e l'atmosfera. Il nucleo rappresenta il cuore della nostra stella, qui la pressione e la temperatura raggiunge valori elevatissimi, ad esempio la temperatura raggiunge i 15 milioni di gradi. Però proprio grazie a questa pressione e temperatura così elevate si riescono ad innescare le reazioni di fusione termonucleari. Attraverso il ciclo protone-protone, atomi di idrogeno si fondono creando elio e liberando energia. Questa energia la possiamo calcolare attraverso la famosa formula di Einstein, è uguale a mc al quadrato. Ogni secondo l'energia prodotta dal Sole è immensa, addirittura milioni di tonnellate vengono convertite in energia, secondo il principio per cui in natura nulla si distrugge, nulla si crea, ma tutto si trasforma. Dopo il nucleo troviamo la zona radiativa, che assorbe l'energia prodotta dal nucleo e la trasferisce allo strato superiore per irraggiamento. L'irraggiamento è uno dei tre modi per trasferire calore, però qui la pressione è ancora così elevata che questa energia per raggiungere lo strato superiore impiega addirittura 10 milioni di anni. Poi troviamo la zona convettiva, dove l'energia si propaga per convezione. I moti convettivi che già conoscete sono gli stessi di quando si riscalda una pentola piena d'acqua. L'acqua più calda sale sopra, mentre l'acqua più fredda scende giù. E sono gli stessi anche che si hanno nel mantello, responsabili proprio dello spostamento delle placche tettoniche. Dopo la zona convettiva troviamo la fotosfera, che è la superficie apparente del Sole. Ha un aspetto granulare, come potete vedere anche da questa immagine. Qui troviamo i brillamenti e le macchie solari. Come vedete in questo video, i brillamenti sono delle vere e proprie eruzioni solari, che possono essere anche molto pericolose, mentre le macchie solari ci appaiono più scure, perché hanno una temperatura più bassa, di circa 4000 gradi. Le macchie solari furono osservate la prima volta da Galileo Galilei e rappresentano appunto zone più fredde con un'intensa attività magnetica. Le macchie solari cambiano di continuo di forma e di numero, ma hanno cicli periodici di 11 anni. Più il Sole è attivo, più il numero di macchie solari aumenta. Quindi osservando e studiando le macchie solari si può capire se il Sole ha un'intensa attività oppure meno. Poi abbiamo l'atmosfera, che è la parte più esterna del Sole e si suddivide in cromosfera e corona solare. La cromosfera emette un colore, una luce rossastra. Qui troviamo le protuberanze, ovvero enormi getti di gas e plasma che possono raggiungere distanze anche di mezzo milione di chilometri. E infine abbiamo la corona solare, che è quell'alone esterno che circonda il Sole e che è visibile soltanto durante le eclissi solari. Dalla corona solare poi parte una cosa molto importante, che è il vento solare, ovvero delle particelle ionizzate, cioè cariche elettricamente, che sono responsabili delle tempeste elettromagnetiche sulla Terra, che possono provocare dei gravi disturbi nelle telecomunicazioni cellulari, internet, TV. E soprattutto il vento solare è responsabile delle bellissime e famose aurore polari.